la guerra in Ucraina che tiene banco, continua a riempire le pagine dei giornali e anche i programmi televisivi. Insomma, adesso è una fase anche un po' di... si apre una seconda fase, gli analisti così la definiscono, perché c'è stato un po' un ritiro dalla zona di Kiev delle truppe russe che si stanno concentrando sul Donbass. Probabilmente la strategia di Putin è quella di colpire duramente il Donbass per cercare di fatto strapparlo alla sovranità ucraina. Resta il fatto che, al di là degli scenari del teatro di guerra, è una tragedia immane per la popolazione che sta subendo perdite incalcolabili. Sì, al di là del fatto che, ecco, la guerra è, come dire, è da bandire sempre e comunque. Noi come CISL e come FIM abbiamo già preso posizione, ecco, a favore dell'Ucraina, perché quello che sta facendo Putin, a nostro avviso, è veramente violentare la democrazia e la giustizia sociale nei confronti di un popolo che comunque ne sta pagando le conseguenze maggiori. Di riflesso ne stiamo pagando le conseguenze anche noi, soprattutto nel mondo del lavoro. A tutt'oggi ci arrivano richieste di cassa integrazione, appunto per il non approvvigionamento dell'acciaio e tutto quello che ruota intorno all'export della Russia verso il nostro paese. Quindi stiamo risentendo anche noi, di meno rispetto al popolo ucraino, ovviamente, per quello che sta accadendo, in particolar modo i bambini ucraini, di quello che sta accadendo. I bambini ucraini, che questo è dovrebbe farci riflettere un po' tutti di che cos'è la guerra. Ricordo che abbiamo vissuto, ricordo, ma lo sappiamo tutti, con l'Europa unita siamo stati 80 anni lontano dalla guerra e non abbiamo imparato niente. Infatti questa è una riflessione, insomma, che fa ancora più male il vivere nel 2022 delle scene, delle tragedie che sembrano veramente, diciamo, confinate soltanto nei libri di storia, invece purtroppo le stiamo vivendo davanti ai nostri occhi quotidianamente. C'è la tragedia del popolo ucraino in fuga, che in minima parte, insomma, sta trovando accoglienza e ospitalità anche in Abruzzo, con anche tutto un sistema che si è messo in moto a livello nazionale della protezione civile, anche di sostegno alle famiglie che stanno accogliendo soprattutto mamme e bambini ucraini. C'è un contributo di 33 euro al giorno a persona per chi offre ospitalità, perché questo poi fa anche riflettere che se non ci fosse stata davvero la disponibilità dei privati, della gente comune, nel mettere a disposizione le case, gli appartamenti, posti letto, difficilmente forse il sistema istituzionale avrebbe potuto dare risposte, perché comunque i centri di accoglienza sono purtroppo anche già occupati da altri rifugiati, altri immigrati che arrivano in Italia. Sì, noi come sempre, come italiani, abbiamo sempre un grande cuore. Però questo grande cuore, non voglio dirlo per fare polemica, bisogna averlo sempre, non soltanto per la guerra in Ucraina. Mi ricordo in passato quando altri che scappavano da guerre venivano trattati in maniera diversa. Questo fa male comunque. Certo, certo. Mi diceva prima che la CISL comunque ha assunto una posizione chiara, netta, precisa rispetto alle responsabilità, diciamo, della guerra, senza ambivalenze, insomma, no? Diciamo, puntando il dito, comunque assegnando le responsabilità di quanto sta accadendo a Putin, al governo russo. Certo, noi siamo stati chiari nel prendere le posizioni, anche in questi casi vanno prese le posizioni, è inutile essere neutri, la neutralità non porta da nessuna parte, la presa di posizione è comunque capire e ricordare che anche in Italia è accaduta la stessa cosa. Quando si parla di NATO, quando si parla di tutti contro tutto, ricordiamo che in Italia la Brigata Maiella è arrivata fino alla liberazione di Bologna grazie, esatto, agli anglo-americani che hanno supportato l'esercito partigiano. È stato un intervento decisivo. Molto spesso la storia ce la dimentichiamo per poi fare propaganda dopo, va bene tutto. Per partito però preso. Esatto. Tra le ripercussioni, entriamo un po' anche con il quadro economico, giustamente lei diceva, le ripercussioni le stiamo subendo anche in Italia, così come in altri paesi dell'Occidente, a causa in primis per la crisi energetica in un certo senso, anche se ovviamente in questo momento non ci sono stati tagli nelle forniture dalla Russia, anche perché, come dire, il gioco non converrebbe neanche a chi vende, no? Perché sono... ascoltavo ieri sera, 700 milioni di euro al giorno il prezzo che l'Europa paga alla Russia per l'importazione di gas.
però si stanno cercando delle alternative nel caso in cui magari anche con le sanzioni si volesse votare un embargo alle fonti energetiche russe. Draghi è stato ad esempio ieri ad Algeri, si punta molto sull'Algeria per implementare l'importazione di gas da questo territorio africano che già ci fornisce molto gas. Insomma, è un po' questa la preoccupazione principale, no? Gli aumenti già li stiamo subendo, però già da prima della guerra è un po'... non è tanto la causa di questi aumenti, andrebbero trovati forse più in qualche speculazione, no? Sul mercato energetico. Purtroppo sì, purtroppo la speculazione è dietro l'angolo. Comunque Draghi sta riprendendo, come dire, le orme di Enrico Mattei, che aveva visto lungo all'epoca. Certo. Sul problema dell'energia torniamo sempre, non per fare polemica, però è chiaro che in Italia noi abbiamo spesso detto no a tutto, sì, e il dire no a tutto oggi ci porta delle conseguenze drastiche. Noi non abbiamo un indotto di gas. C'è chi dice insomma che le risorse, i bacini, soprattutto in Adriatico, quelli sottomarini, sarebbero sufficienti, non dico per coprire tutto il fabbisogno, ma per dare una grossa mano. E quindi c'è chi spinge oggi a riprendere, certo, l'estrazione di idrocarburi anche dalle piattaforme offshore. Stessa cosa per le centrali nucleari, all'epoca ci fu il referendum, è chiaro che quel referendum fu falsato anche dallo scoppio della centrale di Chernobyl. Sì. Quindi era da capire anche, gente, certo, sì. Però queste cose le paghiamo noi, le stiamo pagando tuttora, ed è chiaro che se continua il conflitto aumenteranno anche, e tra l'altro queste spese non solo incidono sulle tasche dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche sulle imprese, e molte imprese, sì, non reggono questi costi, perché di pari passo aumenta sia la bolletta dell'energia elettrica che quella del gas, non si capisce il perché, ma vanno sempre di pari passo. Sì, sì, appunto, ma come dicevamo, tra l'altro sono aumenti che sono partiti ben prima dell'inizio della guerra, esatto, in Ucraina, quindi slegati dal contesto bellico. Chiaro che adesso ci sguazzano nella speculazione, esatto, con il conflitto ucraino. Abbiamo parlato quindi di aumenti, ci sono anche quelli dei carburanti, abbiamo visto l'aumento dei prezzi alle pompe di benzina, ci sarà una proroga delle riduzioni da parte dello Stato del costo alla pompa. Questo sta un pochettino aiutando i consumatori, però bisogna capire poi fin quando durerà questo taglio e poi cosa succederà. Comunque i prezzi sono comunque abbastanza alti, sono, no? Altissime le conseguenze, ecco, ripeto, che stanno pagando realmente il prodotto finale, che è l'operaio, meglio, il lavoratrice, il lavoratore, che pagano le conseguenze, che la busta paga è uguale, gli aumenti sono stratosferici. C'è un'inflazione in grosso aumento. Esatto, quindi c'è grossa difficoltà ad arrivare a fine mese. Poi tra l'altro questo bonus fatto dal governo del 200, sì, euro di welfare, che a mio avviso si poteva fare di più, perché bene metterlo, ma metterlo facoltativamente a chi volesse darlo, cioè come, ecco, se non... come funziona? Spieghiamolo un po', perché comunque ci sono state anche delle realtà, delle aziende importanti, sì, del nostro territorio che hanno diciamo elargito questo bonus carburante, sì, ai propri dipendenti di 200 euro. Sono stati a sostegno, cioè da ammirare, queste aziende si contano sulla punta di una mano. È chiaro anche questi che hanno fatto sono aziende virtuose, sono anche aziende che non possono permettersi di dare, di esborsare questa cifra, perché già provate dalla pandemia, certo, poi con la guerra dopo, non tutte le aziende vivono una stagione felice, molti veramente si reggono sul filo del rasoio. Quindi questo è un bonus, una tantum, che può essere concesso dal datore di lavoro, non obbligatoriamente, ha sempre un costo, perché costa 200 euro, sì, però detassato e depurato. Quindi il datore di lavoro, se vuole, dà questi 200 euro al proprio dipendente per sostenere i costi di spostamento per chi deve recarsi al lavoro. Una goccia nel mare, lavoro, ma comunque ben accetto dai lavoratori, perché comunque sempre 200 euro di buono, certo, benzina. E poi invece stava dicendo prima che il costo non soltanto dell'energia, ma anche delle materie prime, dei materiali, sta incidendo molto sulla produttività delle aziende. In particolar modo l'acciaio, il nickel che è arrivato alle stelle, poi il prezzo dell'alluminio, sono tutte conseguenze della guerra in Ucraina, che come la speculazione anche, che ci porta a fermare le aziende. Tra ci l'altro, sono casi già, insomma, sì, di stop alla produzione, sì, anche sul nostro territorio. Sì, molte aziende,
un'azienda produttrice di maniglie, la Laval di Giulianova, in cassa integrazione appunto per il non approvvigionamento, perché l'alluminio è arrivato alle stelle. Tra l'altro la speculazione dov'è? Perché queste aziende sono costrette a comprare la materia prima con il prezzo non corrente, ma il prezzo lo fanno allo scarico della materia, quindi loro comprano senza sapere a quanto sta l'acciaio o l'alluminio. Quando arriva il camion gli arriva la fattura, quindi magari ci rimettono, perché sì. Poi come la Laval facevano delle maniglie che gli costavano 1,50 euro, l'alluminio arrivava a 2 euro, quindi era impossibile, i costi schizzano, non certo. È più sostenibile, cosa diversa per chi si è approvvigionato prima, sì. Chi si è approvvigionato prima però comunque le scorse le sta finendo e arriviamo al mese di maggio, si cominciano a sentire. Dovrà tornare sul mercato ad acquistare anche altre casse integrazioni di altre aziende legate al gruppo Marcegaglia, perché Marcegaglia sappiamo che la maggior parte dell'acciaio lo importa, sì, dalla Russia, quindi è abbastanza complessa la quindi situazione. C'è tutta una serie di ripercussioni, sì, a catena. Ma quelle ripercussioni, come dicevo prima, vanno a ricadere sui lavoratori, perché alla fine... Sono un po' l'anello debole di tutta quanta. Alla fine di tutto, se vanno in cassa integrazione, la cassa integrazione c'è una perdita di salario del 30-40%, però nonostante loro abbiano una perdita di salario del 30-40%, continuano a pagare le bollette maggiorate, certo, di luce, acqua e gas. Certo, quindi davvero... È il prodotto finale veramente che paga le conseguenze. È difficile quindi bilanciare, no, tutti quanti questi aspetti. Proviamo un attimo a parlare di altri argomenti, sempre con l'aiuto dei quotidiani. Allora, a livello di ripartenza del nostro territorio, si continua a puntare molto sul PNRR, che ha molte linee di intervento e dunque può essere un aiuto fondamentale, a patto che insomma si riesca anche a finalizzare concretamente, no, questa, esatto, mole di finanziamenti ne che sono a disposizione. Parlare, esatto. Ad esempio, uno degli interventi, una delle linee, è quella che va in aiuto alle aree interne, il rilancio delle aree interne, se ne parla molto sul nostro territorio, che ovviamente ha molti comuni, molte realtà proprio ricadenti nelle aree interne. In Abruzzo arriverà una grossa fetta dei 500 milioni di euro destinati a comuni e altri enti pubblici, dovrebbero essere spesi per interventi sui trasporti, sulle infrastrutture, sui servizi sociali, la scuola e le attività sportive, insomma tutto ciò che servirebbe per permettere al tessuto sociale di non disfarsi e quindi di non perdere ulteriori abitanti, no, da queste aree interne che da tempo ormai vivono un grosso spopolamento. Sono tutte cose buone e, come dire, adatte per queste zone interne, però quello che si dimentica è queste zone interne, quello che manca è il lavoro, sì, che io ho sempre detto, dico, io vengo da Montorio Albomano, il mio paese natio è Montorio Albomano, ricordo Montorio Albomano quando era come dire pregno di aziende che producevano, da la Fornace di Carlantonio, c'era la Saimer, c'erano parecchie aziende che producevano, sì. Montorio ha toccato picchi di 10.000 abitanti, tra l'altro tutte le zone montane venivano a Montorio per lavorare. Montorio. Finita l'industria, finita la fabbrica, si sono cominciati a spostare verso il mare. Quindi bene queste cose qua, ma riportare il quindi, lavoro, diciamo, per ripopolare. Ecco, la motivazione principale alla base dello spopolamento dell'area interna è la mancanza di lavoro, cioè le persone si l'uomo spostano va dove verso il lavoro dove sta, c'è è il chiaro, lavoro. Come accadde ai nostri padri quando emigrarono. Certo, si cercano magari prima soluzioni più vicine, insomma, però si abbandonano i centri dell'entroterra. È un po' difficile che uno che abita. C'è chi resiste e fa bene, mi viene in mente Poggiumbricchio, il lavoro alla Beta Benzina di Tortoreto che rimanga a Poggiumbricchio, che sarebbe soprattutto col caro benzina che c'è, si troverà sicuramente una collocazione più vicina al posto di lavoro. Certo. Quindi riportare il lavoro nelle zone interne, quello è il volano, non solo il turismo ben venga. Lei è rappresentante di una categoria, quella dei metalmeccanici, e nel corso degli anni, degli ultimi anni, degli ultimi decenni, c'è stata forse un po' anche una strategia, non so se è corretto dirlo, una politica comunque magari anche di favorire, puntare più lo sviluppo dei servizi che non, sì, delle industrie pesanti in un certo senso, no? Perché si pensava che i servizi potessero comunque dare risposte, no, anche alle esigenze di lavoro. Si è visto che questo purtroppo non è, perché non il numero di occupati, certo, che può garantire una fabbrica, un'industria, non è quella di una società di servizi, insomma. No? Basta guardare la grande Germania, l'industria metalmeccanica è l'80% in Germania, quindi, ma noi abbiamo già da sé il fatto che esportiamo già il 53% della metalmeccanica viene fa export in Italia,
solo in Abruzzo il 22% di export lo fa la metalmeccanica, in particolar modo l'automotive, con il Sevel capofila. Certo. Quindi ti fa capire che l'industria è molto, come dire, è il volano di ripartenza che può dare veramente un riscontro sociale, economico e lavorativo della provincia di Italia, in particolar modo a Teramo. Noi abbiamo una infrastruttura, dicevo prima, le infrastrutture che abbiamo noi ce le invidiano, perché noi abbiamo, siamo a due ore e mezza dal porto di Ancona. Se lo faranno, si decideranno finalmente di fare sto cavolo di porto tra Vasto e Ortona, saremo a un'ora e mezza dal porto di Vasto e Ortona. Siamo a 3 ore e mezza dal porto di Civitavecchia. Noi siamo servitissimi come zona, infrastrutture invidiabili, appetibili, però buttate là, facevo l'esempio l'altra volta della PCM, che comunque, essendo un'azienda virtuosa, sì, non solo ha elargito pure i soldi per i lavoratori, col bonus, abbiamo fatto anche l'accordo sulle ferie solidali, c'è un'azienda prolifera che si sta ingrandendo e paga 200.000 euro di acque scure perché non ha le fognature. Cioè, questa è la questione che la politica deve affrontare. Quando la politica, diciamo, non supporta con i servizi, con le infrastrutture le aziende che vogliono investire. Invece di portarle le aziende, invogliarle anche, perché noi magari l'indotto Sevel, invece di pensare sempre al chietino, perché poi anche col PNRR parlavamo prima, bisogna capire con tutte le figure che abbiamo noi in regione, che sono Teramare, quanto interessa a loro riportare verso il Teramano quel lavoro che la maggior parte delle volte ce lo prendono i chietini, perché si svolge tutto là. L'indotto automotive di Sevel, non solo la Sevel, ma tutto l'indotto, dà lavoro, un immane lavoro nella provincia di Chieti. Quell'indotto potrebbero spostarlo tranquillamente in provincia di Teramo se ci fosse la volontà e la capacità della politica di guardare al futuro della loro provincia. In questo momento quali sono un po' le aree maggiormente forti, industrializzate, dove ci sono magari, ecco, appunto, realtà più consolidate sul territorio provinciale teramano? La zona industriale di Villa Zaccheo, anche di Sant'Atto, sono alcune aziende, quella zona industriale lì è molto, anche il settore dell'automotive si svolge tutto in quella zona, Villa Zaccheo e Sant'Atto, ma anche l'interno, per esempio Montorio e Albomano sono zone industriali, pure dove c'è la fabbrica di vetro, però e si presta anch'essa ad allargare, ecco perché parlavo di zone limitrofe, cioè quando si crea l'indotto non è solo a Teramo ma in tutta la provincia di Teramo, certo, noi abbiamo delle zone industriali appetibili, è chiaro che poi ci vuole la volontà e invogliare queste aziende a venire, perché non è se io ti faccio pagare 200.000 euro di acque scure, dubito che un'azienda è un ostacolo ovviamente agli investimenti. Tra l'altro queste due aziende, tra cui la PCM, sono dovute consorziare per mettere la fibra ottica, pagando 80.000 euro, e si allacciano anche ad altre aziende a questa fibra ottica che loro pagano. Cioè, un'azienda quindi si sostituiscono in un certo senso anche alle istituzioni, no, per migliorare i servizi. Mi chiedo per quale motivo stanno qua. Certo, mi converrebbe insomma trovare realtà un po' più recettive. Di un gruppo di aziende che dà, se noi facciamo il calcolo, lavoro più di 2.000 dipendenti. Quindi fondamentali anche per tenere un po' solido e saldo il tessuto sociale del territorio. Più l'indotto. Senta, segretario, allora ovviamente adesso parliamo un po' di qualche notizia purtroppo, ecco, più negativa, come il caso ATR, visto che ci siamo un po' introdotti già al tema del lavoro nella nostra provincia. Allora, fine settimana scorso la firma, insomma, quella che ha sancito il licenziamento di 63 dipendenti dell'ATR è fallita, dunque, dopo una lunga agonia, la possiamo definire così. Sì. Vogliamo riassumere un po' brevemente la storia, come si è arrivati a questo epilogo così drammatico? Beh, la storia dell'ATR partì nel lontano 2008 con il primo fallimento. Io dico sempre, sono stati cambi di 3 segretari di categoria, per come è lunga la storia della... Siete dovuti cimentare con... Dal 2008 in poi, ecco, poi c'è stata l'amministrazione straordinaria e poi fu messo questo Proietti a capo dell'ATR, acquisì l'ATR. Da lì l'ATR, è chiaro che anche Proietti non è che sia stato, come dire, il risolutore, uno dei tanti che ha contribuito al massacro dell'ATR.
che i primi anni è stato... Il quartiere era un gioiello. Era un gioiello, internazionale. Famoso, insomma, di quello che viene definito il polo del carbonio della Però quel polo del carbonio doveva essere rilanciato con imprenditori seri, non con queste farse che sono state durante gli anni. Tra l'altro poi l'ATR ci dispiace perché non solo era conosciuto in tutto il mondo, ma il know-how che aveva all'interno dell'ATR che si è ridistribuito nella zona, poi è servito per creare altre aziende, realtà, cioè, che comunque fanno capo all'ATR. Questi nate, come dire, dalla diaspora dell'ATR, esatto, in un certo senso. È chiaro che la politica, io dico, sono passate, non è colpa di uno o dell'altro, perché ultimamente sto vedendo queste diatribe sui giornali che fanno male ai lavoratori, perché è inutile adesso litigare, chi litiga tra di loro non ha ben presente che ci sono 63 persone veramente sul lastrico, quindi per rispetto loro, invece di tacere e cominciare a guardare avanti e capire dove si è sbagliato, fanno altro. Riferimento, insomma, ovviamente, ecco, alla politica che si sta accapigliando su una vicenda, forse quando è troppo tardi, no? Esatto. Perché se magari si fossero cercate soluzioni in tempo. Esatto, io non da questo punto di vista, perché non, cioè, insomma, cosa è mancato da parte della politica, non della politica attuale, insomma, ma quella dal 2008 ad oggi, diciamo, quindi secondo tanti me anni. Non hanno capito che gioiello avevano nella provincia di Teramo. La Tierra ha toccato punte di 1000 dipendenti, cioè era quasi la seconda azienda, perché c'era Madori, la seconda azienda teramana più grande e in espansione, perché poi ricordiamo che quello che facevano in ATR, che tuttora fanno da altre parti, è da capostipite appunto per meccanica di nicchia, poi parliamo di Porsche, Ferrari, Lamborghini, Pagani, cioè delle cose memorabili, cioè far chiudere un'azienda del genere sotto l'occhio disattento di 5... Cioè che oltre ad essere quindi una fonte di lavoro per tantissime persone, è anche un gioiello per il territorio su cui insiste un'azienda del genere. Il carbonio è nato, si può dire che è nato a Colonnello, da un'idea dell'ingegner Pirandozzi, che è una grande testa, certo, che si è inventata questa fibra di carbonio che ormai va in tutto il mondo, si mette dappertutto. Farsi scappare un'occasione del genere, ma io non è che accuso la politica di oggi, tutta la politica, perché sono passate 5 amministrazioni regionali. C'era Ottaviano Del Turco quando iniziò il declino dell'ATR e siamo finiti con Marco Marsiglio. Tra l'altro l'ultimo, quest'ultimo, che ci viene a dire che non è compito della regione risolvere questi problemi. Quello ci ha fatto male. Questo è accaduto durante l'ultima manifestazione che avete fatto all'Aquila davanti alla regione. Certo, ma un presidente della regione ci viene a dire che non è compito della regione. Io voglio capire qual è il compito della regione. Sentirci dire questa cosa ci ha fatto veramente male, sia a noi che ai lavoratori. A me personalmente più che male mi ha fatto, non se lo posso dire, incazzare proprio, che un presidente della regione non si può rivolgere a 63 quasi persone, come fosse, tra cui, come dire, una dichiarazione di fallimento, di disinteresse. No, una dichiarazione di fallimento, perché proprio ha sancito il fallimento della politica, lui, non solo la sua ma di chi l'ha preceduto anche, ma non solo quella della ATR ma anche dei lavoratori della Veco, che la Veco ha fatto la stessa identica fine della ATR. Anche la Veco era un gioiellino. Questo dimostra anche di quanto sia difficile poi, quando si arriva veramente, no, ad una crisi conclamata, all'apertura poi delle procedure anche amministrative, giudiziarie, certo, e quant'altro, ma se... risollevare la questione, comunque cercare di salvare il salvabile. Ma quello, no, che poi viene in mente, io penso a me ma a tutti, se chiude un'azienda come la ATR, che futuro hanno le altre aziende? Cioè un colosso come la ATR, non siamo stati capaci di mantenerlo. Per le altre aziende che fine faranno con una politica del genere? Lì ovviamente parliamo del territorio a cavallo tra le Marche e l'Abruzzo, dove insiste tra l'altro anche quel famoso contratto di sviluppo. Adesso mi aiuti lei a ricordare bene il nome, l'area di crisi complessa Vibrata Tronto, che prevedeva insomma comunque finanziamenti specifici, un sostegno importante per le aziende di quell'area. Qual è la situazione? C'erano tanti lacci e laccioli, hanno riprorogato altri 10 milioni di euro, ma c'erano tanti lacci e laccioli. Ma questi finanziamenti a cosa vengono destinati? Cioè dove arrivano? Alle aziende che investivano e che assumevano venivano destinate. Tra l'altro, secondo me, c'erano troppi lacci e laccioli. Giustamente, alle aziende che stanno male non ci rientrano, tipo la Veco. Perché la Veco aveva altre problematiche e comunque chiaro che non poteva permettersi. Quindi sembra quasi, come dire, un sostegno a chi se lo può permettere, come a chi sta bene, a chi sta meglio degli altri. Come la banca quando le soldi a chi ce l'hai, più o meno.
andava... il paragone è calzante. No, e va fatto, perché ovviamente quello che dicevo prima è la stessa cosa della ricompensa. Le aziende virtuose vanno premiate, assolutamente. Certo. Però bisogna fare qualcosa di concreto, perché comunque delle aziende che sono magari leader... Magari collegandole anche trovano, no, al sostegno, certo, delle persone che perdono lavoro da un'azienda invece in fallimento. Delle aziende che comunque non per colpa loro stanno passando dei momenti critici. L'area di crisi complessa ha funzionato e va vibrata per alcune aziende. Adesso io continuo a dire che sarebbe il caso di fare l'area di crisi complessa in provincia di Teramo, perché prima che sia troppo tardi, che ormai è in Val Vibrata. Diciamo che è troppo limitante in racchiudere lo spettro, no, a soltanto l'area della Vibrata, certo, Tronto. Che tra l'altro non è che ci è rimasto un granché nella Vibrata Tronto. No? Poi si può anche fare l'area di crisi complessa, però se poi la parte della ragione in un modo, magari non fa pagare alcune cose agli imprenditori che vengono a investire, mentre invece la parte di qua... Invece dicono che le marche sono più attrattive rispetto all'Abruzzo. Ritorniamo alle 200.000 euro delle fognature della PCM. Quindi oggi per un imprenditore è più facile, più conveniente andare ad investire nelle Marche piuttosto che nel Abruzzo. Sempre per questioni insomma di una politica un po' più lungimirante. Certo, noi siamo fissati, lo diceva lei prima, siamo fossilizzati sui servizi e sul turismo. Ben venga pure il turismo, sì, ma io dico sempre il turismo lo facciamo noi se abbiamo le possibilità di spendere i soldi. Quindi il lavoro prima di tutto, ma è chiaro che il turismo è un volano importante, ma l'industria è molto più importante dello sviluppo del turismo. Mi agganciavo, intanto grazie, ci portano il caffè per avviarci verso la chiusura di questo, grazie per me, grazie per avviarci verso la conclusione del nostro appuntamento, grazie mille. Grazie a voi. Lei diceva giustamente, ha citato turismo, servizi, sviluppo sostenibile, sviluppo delle eccellenze del territorio. In questi giorni si stanno tenendo due importanti appuntamenti a livello internazionale, cioè la BIT a Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, e il Vinitaly a Verona, due appuntamenti dove la nostra regione è sempre presente, investe sempre molto per accompagnare le aziende di questi settori e quindi restituire anche un'immagine di un certo tipo dell'Abruzzo. La domanda, forse insomma già ne abbiamo parlato e ha risposto in un certo senso, è la strada giusta o non è sufficiente, diciamo, è per sufficiente risollevare le sorti economiche della regione. È anche una strada giusta, giustissima, perché investire sull'agricoltura, poi Vinitaly, diciamo noi, i vini che facciamo noi in Abruzzo, ecco, però sono sempre più verso l'export. Certo. C'è un grande fatturato dietro, ma di lavoro, anche di lavoro, per l'amore di Dio. Però è chiaro che quel di cui parlavo io è lo sviluppo industriale, perché lo sviluppo industriale, io faccio sempre il paragone con la Val di Sangro. Nella zona industriale di Atessa, dove sorge la Severs, da più di 6.500 dipendenti, sì, chi fa il turismo dei trabocchi sono quei lavoratori dove moglie e marito lavorano in quell'azienda e sabato e la domenica vanno a mangiare il pesce perché se lo possono permettere. Questo è il volano per rilanciare il turismo, perché il turista viene una volta l'anno, quindi il turismo si può basare sull'economia locale se c'è e la facciamo circolare. O si è capaci di destagionalizzarlo e rendere attrattiva una destinazione tutto l'anno. Altrimenti... E chi lavora, se lavorano, chi lavora due persone in casa, può permettersi di fare turismo. Ed è compatibile l'impianto, diciamo così, di aziende importanti, anche impattanti in un certo senso dal punto di vista ambientale, no? Come possono essere grandi industrie su un territorio come quello abruzzese, evocato quindi appunto al turismo, all'agricoltura? Bella domanda, e questa è infatti la domanda della transizione ecologica che dobbiamo mettere in campo e essere lungimiranti prima, anche perché la transizione ecologica deve venire, deve arrivare, bisogna che arrivi, anche perché sono ecosostenibili, aziende ecosostenibili esistono, addirittura in Germania esiste un'acciaieria che è al centro di una cittadina tedesca che non inquina. E quello deve essere il futuro. Le tecnologie oggi permettono, esatto, insomma, di farlo. È chiaro, su quello va fatto anche, ecco perché la politica deve essere attenta, che la transizione ecologica porterà anche al cambio di lavoro delle persone. Il lavoro sarà diverso con le tecnologie e quant'altro. Quindi formazione su quello, invitare, investire su quelle aziende che diciamo prima appunto che sono ecosostenibili, e il futuro sarà quello, perché se bisogna averci la volontà di farlo. Un'ultimissima domanda, perché siamo in chiusura.
per i 63 ex lavoratori dell'ATR appunto raggiunti al licenziamento, adesso che scenario si apre? Qual è il loro destino? Si è aperto c'è lo scenario già qualcuno che ha magari qualche possibilità alternativa? No. Si è aperto lo scenario della Naspi. Ci hanno 2 anni di disoccupazione, molti di loro hanno più di 55 anni, non attaccano alla pensione, quindi hanno un futuro e bisogna ricollocare questi lavoratori, ma non ne vedo... Molto difficile, insomma. E va bene, purtroppo chiudiamo ma con questa solo nota... Ma anche quelli i lavoratori della Veco, non dimentichiamo, certo, che tra tutti e due fanno 100 famiglie. La Veco è anche un'altra azienda che è arrivata anche al punto di 250 dipendenti, quindi in due aziende 1500 dipendenti. E allora con questa purtroppo nota un po' desolante chiudiamo questo appuntamento della nostra trasmissione a colazione. Io ringrazio Marco Boccanera, segretario della FIM CISL di Teramo, per essere stato con noi. Ringrazio voi che ci avete seguiti, l'appuntamento torna domani, sempre a partire dalle ore 9. Arrivederci.